Voglio farvi vedere quattro fotografie dei tempi che ho passato in barca. Ah, sì, questa la guardo, sto guardando la prima fotografia qui, dopo che la casa fu costruita. Forse questo è il 1939, l'estate, si vede Eugenio, la Mary, io, la mamma era sempre in lutto per via della morte del mio fratellino Pili, e poi c'è il mio padre lì. Una fotografia assai bella, ma allo stesso tempo un po' triste perché c'è la mancanza del mio fratellino che morì in luglio del 1937. Questa è una fotografia delle nostre gite su per la Pagna e in questa fotografia c'è Piero Stefani, molto simpatico. La Gina, che era fidanzata di Pietrino, e la sorella di Alfredo Picchietto, e la Maria Lucherini, la famiglia Lucherini era una famiglia che, come si dice, la mia mamma andava da Edmondo Lucherini per avere consigli. C'era affetto fra di noi, la famiglia Lucherini. E poi ero io lì, non so cosa io facevo, un po' strana. Questa è la fotografia della Clara e del famoso maggiore tedesco. Io non so di cosa si parlava, ma era un uomo, credo che era interessato a imparare inglese. Insomma, siamo sulla nostra terrazza e evidentemente tutti e due siamo molto contenti. Ma io non so, è una cosa un po' strana. Ma è la mia mamma. Parlava con la sergente Schultz in cucina e lei dava ova al sergente Schultz e il sergente Schultz dava zucchero alla mia mamma. Sicché sono le cose strane della guerra. Questa è una fotografia che mi piace molto. Quando ero nella prima media, seconda media, la terza media, la professoressa Pagliano, la mia mamma invitava la classe a casa nostra per essere insieme e godere forse un po' di dolce e qualcosa così. Quelle tre classi medie eravamo tutte femminili, ma poi quando arrivai al primo classe superiore, i maschi e le femmine eravamo tutti insieme e la nostra professoressa era la signorina Nicolini, che ci voleva un bene incredibile, voleva così bene a questa classe. E qui siamo tutti insieme a casa mia. E ricordo bene i nomi di quasi tutti che sono lì sulle scale. Posso le mie amiche, perché eravamo grandi amicizie, eravamo insieme per questo era il quarto anno insieme. C'era la Giannini, la Val di Rosa, la Lucchese, la Valdrighi, la Manna, la Pieri. E questo qui giù di sotto nella scala,
veniva da Torino e non mi ricordo il suo nome. I nomi dei ragazzi, non so, l'unico che ricordo è Saisi. Credo che Saisi è lassù in cima. E non so perché non ricordo i loro nomi, ma eravamo grandi, era proprio una bella classe, eravamo grandi amici e si studiava e quel giorno era un bel giorno a casa mia. E è una cosa bella che mia mamma faceva, finiva l'anno scolastico con una piccola festa. Vedo che laggiù in fondo alle scale c'era Lisina Pellegrini, che era grande, era una delle mie più grandi amiche. Che questo è proprio un bel ricordo.